Buonasera, professor Barbero. Buonasera. Allora, questa sera il nostro quadro di partenza è la bottega di Vulcano di Rubens. Vulcano è il dio del fuoco, è il dio che lavora i metalli. Per gli antichi il metallo, specialmente il ferro, aveva qualcosa di magico, di sacro anche. Sì, anche perché effettivamente la scoperta dei metalli ha segnato una tappa straordinaria nel progresso dell'umanità. Basta pensare che ancora oggi noi parliamo di età del bronzo, di età del ferro, per indicare proprio dei momenti in cui l'uomo primitivo ha compiuto un salto. Però l'arte di lavorarlo, questo metallo, continuava a restare un'arte misteriosa, un segreto che ci si tramandava di padre in figlio. E difatti i fabbri avevano una loro divinità, un loro dio. Sì, e non solo, il fabbro stesso era visto come una figura magica, semidivina. Nella mitologia degli antichi germani, per esempio, si immaginava che l'arte di lavorare i metalli fosse stata scoperta dai nani, che vivevano nelle profondità della terra, e poi trasmessa in segreto ai fabbri. E quindi il fabbro era una figura, era un intermediario fra l'uomo e gli esseri sovrannaturali, e anche gli oggetti fabbricati dai fabbri potevano avere un potere magico, in particolare le spade. Nei poemi medievali ci sono delle spade che hanno addirittura un nome, come se fossero vive. Come la Durlindana. Senta, questa specie di alone magico, anche di sacro, di sacralità, in fondo era anche legato al fatto che questo ferro costava tantissimo, c'era anche quindi una ragione economica, era un qualche cosa di estremamente poco diffuso perché è poco, molto caro. Certamente, e si è calcolato che nell'antichità il ferro costava 50 volte più del grano, mentre, per dare un'idea, oggi hanno più o meno lo stesso prezzo al quintale. Oppure se si va a calcolare quanto lavoro ci voleva per produrre il ferro. Ecco, nel 600, prima della rivoluzione industriale, un quintale di ferro valeva come 8.000 ore di lavoro di un operaio, più di 2 anni di lavoro. Poi arriva la rivoluzione industriale e nell'Ottocento bastano 120 ore per comprare un quintale di ferro. È sempre molto, ma c'è stata una rivoluzione in mezzo. Oggi fa quasi ridere, oggi un quintale di ferro si paga con 10 ore di lavoro. Senta, noi tra l'altro oggi il ferro lo usiamo veramente in modo diffuso, facciamo di tutto, facciamo anche gli utensili, le riposate, le pentole, qualunque cosa di ferro. Una volta non era così. Eh no, una volta gli oggetti di ferro erano rari e costosi. L'elmo e la spada di un cavaliere costavano quanto il suo cavallo e i contadini lavoravano la terra con attrezzi di legno. Quando c'era un attrezzo di metallo era costoso e raro. Io ricordo una volta ho visto un inventario di una grande proprietà imperiale dove sono elencate tutte le cose che ci sono su questo latifondo: schiavi, mandrie di cavalli e di buoi, scorte di grano, botti di vino e 2 zappe di ferro e 1 forcone. Quindi quei cavalieri medievali che vediamo completamente ricoperti di ferro portavano in giro una specie di fortuna e anche impressionavano forse per questo loro aspetto. Eh sì, in realtà ci sono 2 metalli che impressionano l'uomo antico, sono l'oro e il ferro. Però l'oro ci si accorge presto che c'è chi lo guadagna con metodi anche poco puliti, per cui il suo prestigio diminuisce. Invece il ferro rimane il metallo dei nobili ed è anche un metallo che fa paura. C'è una bellissima storia medievale che racconta di Carlo Magno che invade il regno dei Longobardi e il re Desiderio dalla torre più alta di Pavia sta lì a vedere questo esercito dei Franchi coperto di ferro che si avvicina e tutti tremano di terrore. E poi arriva Carlo Magno in persona, dice il cronista, tutto coperto di ferro dalla testa ai piedi, su un cavallo coperto di ferro, e questo ferro scintilla talmente che tutti gli abitanti di Pavia scappano a nascondersi in cantina gridando "Ai ai, il ferro!". Quindi il ferro oggi è una cosa banale, lo vediamo ovunque, in fondo è ancora lo scheletro delle case con i tondini, dei grattacieli, delle ferrovie e delle automobili, come in tutte le sue varie leghe. Però ci sono altri personaggi che cominciano a creare con altri metalli che sono in realtà poi dei materiali nuovi, forse più resistenti. Però per ora il ferro rimane con noi. Lo storico sta a vedere cosa succederà. Grazie, professore.